Bene, allora abbiamo come ospite tra noi questa sera anche Bart Bukrix, che fa parte dello staff di Book Widget. Voilà. Bart, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais. Alors il y a beaucoup de monde Buongiorno a ici. tutti, Buongiorno a tutti, bene, eh. grazie Bart. Lui che fa, ça va pas. Bene, allora, la prima questione da affrontare è che tipo di attività didattica noi possiamo svolgere con eWidget. E è una didattica fondamentalmente di tipo flessibile, perché eWidget sono applicazioni piccole e leggere, quindi facilmente costruibili e utilizzabili. Contengono degli strumenti per raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo didattico. Quindi, per questo motivo, sono anche particolarmente flessibili. Grazie a queste caratteristiche, i widget possono essere combinati fra loro attraverso soluzioni sempre nuove e quindi possiamo utilizzarli per l'utilizzo, l'impiego di una grande creatività in ambito didattico. I widget, in particolare i widget che adesso vi presenteremo, hanno anche a disposizione degli strumenti di controllo e di feedback nei confronti degli studenti, ma anche la possibilità di essere condivisi con i nostri colleghi, quindi con gli insegnanti. Infine, la loro fruizione è molto semplice e ampia, perché possono essere fruiti via applicazione, via web o inseriti all'interno di ebook, per aggiungere una maggiore interattività ai libri digitali. Vedete, per tutti questi motivi, noi possiamo parlare di una didattica flessibile. Come si collocano i widget all'interno di una tassonomia? Per esempio, se noi prendiamo in considerazione la tassonomia di Bloom, che parte dal livello della padronanza per passare poi a quello della competenza e dell'espressione, ricordo che la tassonomia di Bloom è una delle più diffuse nel mondo scolastico ed è stata variata, cambiata anche qualche anno fa e precisata, ecco che possiamo vedere come tutti i tipi di widget che noi possiamo creare possono collocarsi all'interno dei livelli che noi vogliamo raggiungere con la tassonomia di Bloom. Per esempio, nel quadro della padronanza, noi potremmo proporre agli studenti di selezionare e strutturare delle informazioni. E vedete qui, non li vado a nominare uno per uno, però abbiamo molti strumenti a disposizione che ci consentono di compiere questo primo livello all'interno della tassonomia. Se volessimo invece passare al livello della competenza, e quindi applicazione, analisi, sintesi e valutazione, ecco che abbiamo a disposizione anche altri strumenti per poter assolvere questo compito, per esempio per favorire la capacità dei nostri studenti di raccontare oppure di esprimere. E infine, se noi passiamo al livello della espressione, che comprende la creatività, abbiamo sempre all'interno della tassonomia di Bloom, la possibilità, per esempio, di scegliere la tematica di aiutare lo studente a proporre i propri risultati creativi, e anche qui abbiamo a disposizione una serie di strumenti per lo scopo. Quindi vedete che il panorama è molto ampio, ma non si ferma qui, perché questa, così presentata, sarebbe una strutturazione molto rigida dell'insegnamento, interessante ma un po' rigida. Per
Guardate invece come noi possiamo redistribuire questa, la disposizione di questi strumenti sempre all'interno della medesima tassonomia. Vedete? È possibile applicare tutta una serie di variazioni per cui possiamo utilizzare i diversi strumenti, ma ricollocandoli a seconda della necessità. Vi mostro i due passaggi. Il primo, quello più tradizionale, poi il secondo, vedete come i widget possono cambiare di posto e lo possono fare perché sono strumenti molto flessibili e adattabili. In questo caso, poi, in particolare, lo possiamo fare perché se noi prendessimo, per esempio, la costruzione di parole crociate, che nel primo caso abbiamo inserito nella parte che riguarda la creatività, perché abbiamo seguito un metodo tradizionale di strutturazione della tassonomia, in questo secondo caso invece noi potremmo stabilire che utilizzare questo strumento per assolvere, raggiungere dei compiti specifici all'interno invece del livello della padronanza. Quindi, come vedete, siamo di fronte alla possibilità di utilizzare in modo molto vario questi strumenti. Poi, non parliamo solo di tassonomie, ma parliamo anche di stili di apprendimento e accessibilità. Gli stili di apprendimento, sapete, ci sono molte teorie in merito, si possono suddividere in visuale, uditivo, verbale, cinestetico, e quindi anche qui noi possiamo combinare il lavoro all'interno della tassonomia con gli stili di apprendimento dei nostri studenti e quindi utilizzare i widget più appropriati a secondo dei casi. Naturalmente è molto importante anche il discorso sulla accessibilità e l'inclusione e quindi la possibilità di favorire da parte dei nostri studenti l'apprendimento, la ricerca, l'analisi, l'acquisizione di strumenti logici che gli consentono poi di andare avanti nel processo cognitivo. Dunque, vedete, sono molte le opportunità che vengono offerte da questi strumenti, ma che io direi non solo vengono offerte, ma determinano anche un cambiamento nel processo didattico, vale a dire che utilizzando i widget non come strumenti occasionali per creare qualche simpatico effetto speciale, ma come strumenti perfettamente collocati all'interno del processo didattico, ecco che noi siamo in grado di operare un cambiamento in questo stesso processo. Le opportunità didattiche dei widget quindi derivano dal fatto che noi possiamo articolare i contenuti secondo diversi strumenti e attraverso molteplici combinazioni. E tutto questo ha a che fare ovviamente con la creatività dell'insegnante e la creatività dello studente. Bene, dopo questa premessa vi porto a vedere come questi widget possono essere creati e utilizzati. Ci troviamo qui nella pagina di riferimento di bookwidget.com. Naturalmente, per entrare e poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione, dovrete registrarvi e fare il vostro login. Qui sotto trovate una serie di informazioni utili perché dovete sapere che questi widget sono da tempo utilizzati in numerose scuole. Allora, questo è la pagina web di riferimento. Adesso io la chiudo un pochettino, la restringo, perché prendo invece l'applicazione.
Allora, come potete vedere, qui abbiamo due finestre aperte. Nel primo caso abbiamo l'accesso attraverso il web a questo strumento e quindi sostanzialmente una web app. Qui invece abbiamo un'applicazione che è stata scaricata e l'applicazione è ovviamente Book Widget e ci consente di creare, vedete, tutti questi widget. Quindi nella sostanza noi possiamo optare per almeno due tipi di soluzione, quella web, quella da computer e poi abbiamo anche una terza opzione che è quella dal nostro tablet, per esempio dal nostro iPad, dove ritroveremo anche lì l'applicazione Book Widget. Quest'ultimo caso lo vedremo dopo aver parlato di questi. Quindi per il momento io adesso chiudo qui l'applicazione del mio computer Macintosh e lavoro sulla pagina web. Quindi effettuo l'accesso. Ecco qua. Siamo all'interno del mio dispositivo. E qual è la prima cosa che vi consiglio di fare? Beh, la prima cosa, il mio primo consiglio è quello di vedere la sezione widget. Perché? Perché nella sezione widget voi trovate la possibilità di creare il widget, la possibilità di utilizzare quelli che avete creato, naturalmente la vostra pagina sarà bianca in questo caso, ma soprattutto potete osservare gli esempi che l'applicazione mette a disposizione, questi. Quindi direi che per prima cosa possiamo sicuramente guardare questi esempi. Ed ecco qua. Vedete, abbiamo i widget che sono suddivisi per sezioni. Ci sono anche widget di gioco, relativi a immagini e filmati, widget di matematica e così via. Sono tanti e come vi ho illustrato prima, anche il loro utilizzo e la loro combinazione rendono la didattica molto attiva e flessibile. Che cosa possiamo fare con questi esempi? Beh, per esempio, osservate questo, ecco, prendiamo questo widget semplice da creare, il worksheet. Con il worksheet noi possiamo prima di tutto vedere di che cosa si tratta. Abbiamo un widget molto articolato perché in questo caso mostra un video, poi un quiz relativo all'immagine che viene proposta, poi una selezione, una scelta. La scelta dell'immagine corretta fra le quattro proposte e così via. Vedete? In questo caso abbiamo un'articolazione, eccola qua, che si sviluppa anche attraverso formule matematiche e che porta lo studente a svolgere diversi compiti all'interno di uno stesso widget. Questo è sicuramente uno dei più interessanti. Bene, se ci interessasse utilizzare questo widget, noi dovremmo semplicemente fare questa operazione con la linguetta qui di fianco, questa linguettina, possiamo scegliere, per esempio, questa parte da cui il widget è composto, questa sezione, e poi vedete qui in alto sulla destra appare un pulsante che ci consente di copiare all'interno della nostra sezione di widget, di copiare questo widget per poterlo utilizzare. Quindi facciamolo. Adesso siamo all'interno del nostro widget e possiamo aggiungere
aggiungere gli elementi che desideriamo. Vedete, questi si presentano attraverso una serie di sezioni. Noi le possiamo scegliere, per esempio, potremmo, per fare una cosa interessante, scegliere la funzione di annotazione di una immagine. E attraverso i campi che ci vengono forniti possiamo costruire questa interazione. Prima di farlo, vediamone una invece già predisposta. Quindi andiamo ai miei widget. Vedete che qui in noName è stata riportata la copia di quello che avevamo preso dagli esempi, mentre questi sono i widget che noi abbiamo creato, in particolare copiando sempre i worksheet e riproponendoli. Per esempio, questo si riferisce a tecniche di montaggio. Vedete, ve lo mostro in modo che possiate capire come è strutturato. È strutturato attraverso queste sezioni che vengono definite come domande. Ogni sezione propone delle attività e naturalmente ciascuna sezione deve essere creata appositamente. Per esempio, questo widget propone di costruire una storia e di collocare queste parole nel modo corretto. Quindi in questo caso abbiamo inserito i termini nell'ordine giusto e poi invece il widget li mescolerà. Qui, vedete, noi possiamo creare l'anteprima, il preview, e attraverso il preview possiamo controllare che... Benissimo. Allora, vedete che il widget è composto, quello che abbiamo creato noi, di diverse sezioni che propongono delle attività. Per esempio, la timeline è una disposizione, qui lo studente deve scrivere il termine sequenziale e così via. Vedete, bisogna ricollocare le parole nella giusta successione e via via anche qui bisogna stabilire tutta una serie di cose. Vediamo quindi come tecnicamente poi si costruisce un widget di questo genere. Quindi torniamo ai miei widget e prendiamo quello che avevamo copiato in noName, vi ricordate? Aggiungiamo, per esempio, eccolo qua, la possibilità di annotare un'immagine. Quindi che cosa farò? Voglio inserire una immagine che desidero che lo studente in qualche modo annoti e quindi per esempio che prenda alcune inquadrature di questa immagine secondo una certa successione. E quindi dirò di inserire un numero progressivo. Bene, scegliamo la nostra fotografia e a questo punto editiamo l'immagine. Vedete che ci viene proposto un puntatore, possiamo stabilire che per esempio prima di mostrare tutto l'elefante scegliamo di partire per esempio da questa
da questa parte. E poi con il mouse, vedete, creiamo uno spazio che è lo spazio nel quale lo studente dovrà scrivere la sua annotazione. Nel nostro caso sceglierà semplicemente di inserire un numero progressivo in modo che le varie componenti dell'immagine possano essere visualizzate progressivamente. Chiudiamo. Aggiungiamo un altro punto sensibile, per esempio qui, dove è il centro della scena, creiamo lo spazio per inserire il testo e quindi chiudiamo anche in questo caso. Possiamo dare un nome e se facciamo il preview, ecco che, vedete, l'immagine appare proprio come l'abbiamo voluta, quindi lo studente potrà annotarla. E chiaramente c'è anche la sezione precedente che non avevamo eliminato. Quindi nella sostanza, adesso ritorno ai miei widget, nella sostanza noi creiamo i widget in questo modo, quindi ci riferiamo agli esempi. In tutti i casi li possiamo anche riportare dentro la nostra sezione, Make a copy in my account, per esempio, come questo. Possiamo naturalmente, avendolo copiato, modificare tutto quanto, oppure possiamo aggiungere, eccolo qua, parole e poi generare il nostro cruciverba, perché abbiamo scelto in questo caso widget del cruciverba. Torniamo ai miei widget. Ne abbiamo creato uno che, eccolo qua, si chiama didattica multicanale, ed ecco come è stato creato, inserendo i termini, è un classico cruciverba, quindi si inseriscono i termini di riferimento a sinistra e poi le domande sono sulla destra. Genera il puzzle, eccolo qui, facciamo il preview. Abbiamo inserito anche un'immagine di sottofondo ed ecco che, vedete, funziona molto bene, quindi basta poi compilare il widget e quando lo abbiamo concluso la nostra operazione, come vediamo fra 2 minuti, possiamo distribuire il nostro lavoro agli studenti. Quindi voglio ricapitolare. Abbiamo creato i nostri widget. A questo punto desideriamo condividerli con i nostri studenti. Quindi dovremmo operare in questo modo. Per esempio, prendiamo questo che abbiamo, eccolo qua, questo che abbiamo creato su questioni che riguardano appunto la narrazione in vari sistemi, e poi vedete qui compare una voce send to student, quindi lo inviamo ai nostri studenti. Lo possiamo fare tramite email, perché questo è il link di riferimento. Lo possiamo fare comunicando il codice, in questo caso lo studente dal proprio dispositivo, per esempio dal proprio iPad, avrà l'applicazione con la quale utilizzare il widget e quindi inserirà questo codice, oppure, attenzione, perché possiamo condividere questo widget con i nostri colleghi. Questo non significa che i nostri colleghi possano lavorare sullo stesso widget, questo non avviene, non è un sistema di cooperazione in tempo reale, ma semplicemente noi possiamo condividere
questo widget, cioè dandolo, offrendolo ai nostri colleghi e ricevendo da parte loro quelli che creano a loro volta, in modo tale da determinare, per esempio, un archivio di widget creati da insegnanti o da studenti relativi a determinate discipline. Allora, io direi che copio questo link e lo colloco nel nostro webinar, lo vado a inserire nella sezione della chat qui, ecco, in modo tale che tutti lo possiate vedere e chi ha l'opportunità lo può provare dal suo dispositivo oppure via web. Quindi tutti voi adesso riceverete questo link. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare prima di dare la parola a Bart e ascoltare le vostre questioni riguarda la possibilità di gestire i report, il feedback dei widget. Per cui, per fare questa operazione, dobbiamo recarci nella sezione, vedete, della valutazione. Eccola qua. Quindi il widget che vi ho appena mostrato, che si chiama Imparare a osservare, eccolo, è stato compilato da uno studente, lo vedete qua, questo è il report. Lo studente, che abbiamo chiamato studente modello, ha una sua scheda e poi ci sono, vedete, i risultati, i punti e le percentuali e c'è anche una rappresentazione grafica statistica dei risultati ottenuti. Proviamo ad aprire la scheda di questo studente modello. Eccola qua. Abbiamo la scheda dello studente modello e ci sono alcune valutazioni che possiamo inserire, vedete, utilizzando lo strumento matita, perché possiamo inserire qua, per esempio, dei commenti. E anche qui e così via. E naturalmente possiamo anche modificare le valutazioni, specialmente poi nel caso in cui queste fossero state aperte. Benissimo, se qualcuno di voi svolge questo widget, io mi ritroverò poi i suoi dati è qui con le sue schede. Bene, questo sostanzialmente è il meccanismo di funzionamento di Book Widget. Vi mostro l'applicazione dall'iPad. Ecco, siamo a questo punto all'interno dell'iPad, vedete che in questo caso stiamo simulando l'attività dello studente, riceve il widget e poi, vedete, lo abbiamo appena visto ed ecco che qui naturalmente può scrivere. E così via. Poi in questo caso deve modificare la disposizione dei diversi elementi, gli viene chiesto di scattare una foto che verrà inclusa nel report dell'insegnante, quindi l'insegnante potrà valutarla e così via. Poi qua avete visto, noi avevamo l'elefante inserito nella nostra prova e invece qui abbiamo un cavallo, ma questa è l'annotazione dell'immagine. Poi invia il lavoro, studente, ecco qua, ci sono i dati che deve inserire e la compilazione di questo widget si ritroverà all'interno
della sezione di valutazione dell'insegnante, che poi è la sezione che abbiamo appena visto. E voilà, hola. Buongiorno a tutti. Sì. Et bien, ce que vous avez créé, c'est une grande chose, parce qu'il va permettre aux enseignants de vraiment d'appliquer même la créativité de l'enseignant. Oui, c'est en fait le but de notre produit. Hein. Le but de notre produit, c'est de donner en fait la possibilité vers le professeur de créer leur matériau digital lui-même. Et que tu n'es pas dépendant de tout ce qui concerne le publishers et choses comme ça, et que vous avez la liberté et la possibilité de créer votre matériau d'étudiant pour les étudiants vous-même. Et avec le nouveau technologie qui vient, pour nous c'est important bien sûr que le matériau qui était créé, c'est aussi un matériau qui est très vif et très instruel et choses comme ça. Voilà. Que les étudiants qui travaillent avec le widget, que c'est aussi un peu plaisir de travailler avec. Ouais. Ok. Allora, dice che hanno creato questo sistema di widget proprio precisamente per permettere agli insegnanti di creare completamente i propri modelli didattici senza doversi avvalere di strumenti già pronti. E quindi è proprio veramente un'iniezione di creatività e quindi di avere con gli studenti questo tipo di... e quindi poi di sottoporre agli studenti le loro creazioni. Bart, il y a quelqu'un qui demande si aussi de iPad on peut créer des widgets. Oui, c'est possible. Ouais. Si vous avez une version pour le professeur, c'est possible de créer les widgets sur l'iPad même. Ouais. En fait, c'est possible. C'est en fait le même user interface que nous avons vu dans le site web que vous avez montré. L'air est exactement le même sur l'iPad. Ouais. Sì, dice che avendo un account da insegnante, con l'applicazione per iPad è possibile creare tutti i widget che si vogliono ed è la stessa applicazione che io stesso ho mostrato qualche minuto prima e che però abbiamo usato lato studente. En fait, il y a trois possibilités pour créer le widget. La première possibilité que vous avez montrée, c'est avec le site web. Le deuxième, c'est avec l'iPad. Et le troisième que vous avez montré un peu, c'est notre tool, le software qui peut être installé sur soit une machine de Mac ou soit une machine Windows. Ce sont les trois possibilités. Dice che ci sono appunto queste tre possibilità di creare widget, una è attraverso il sito web, un'altra è attraverso l'iPad e un'altra è attraverso invece l'applicazione specifica per computer Mac o Windows. Io allora vi mostro il funzionamento di un attimo dell'applicazione per il computer, che è questo. Voilà, oui, exactement. Voilà. Ok. C'est peut-être il y a une chose encore à dire pour les gens que bien sûr notre produit maintenant c'est tous seulement en anglais et pas encore en italien, mais c'est possible de traduire le widget même en italien. Si, c'est vrai. Il y a un tableau de traduction dedans que vous pouvez utiliser et que les étudiants ils vont voir toutes les choses qui sont dans les menus et tout vont être traduites en italien. Ça. Alors, c'est une possibilité. Bene. Allora, ci sono due cose appunto. Una è che è possibile con l'applicazione per Mac o per Windows di creare i widget direttamente dal proprio computer. Ecco, in questo caso, vedete, siamo all'interno della sezione dei miei widget, quelli che ho creato con l'applicazione via web. Vedete, sono gli stessi, identici. Se io questo lo apro, eccolo qua, vedete, possiamo cambiare il modo di raccontare, vedete, è il nostro widget. Dall'applicazione per computer, noi possiamo salvare il widget, vedete, è qui in basso, registrare il widget, proprio come oggetto, e quindi si presenterà così. Lo vedete? Eccolo qua. Questo, per esempio, è un widget delle parole crociate.
E quindi questo oggetto lo potremmo inserire, per esempio, dentro un multi-touch book creato con eBooks Author per computer Macintosh. La seconda, invece, opzione di cui parlava Bart è che, per il momento, l'interfaccia di Book Widget è in lingua inglese, però l'applicazione offre l'opportunità di localizzarla nella lingua che si preferisce. Per esempio, io mi reco nella mia sezione di widget. Apro il widget che ho creato e poi vedete qui gli posso cambiare il titolo, stabilire condizioni varie, generali, eccetera, ma c'è la sezione localizzazione. Eccolo qua. La sezione localizzazione presenta da una parte, nella colonna di sinistra presenta i termini in lingua inglese, la colonna di destra è vuota. Qui la trovate invece completata perché io ho già effettuato la localizzazione in lingua italiana. Vedete, se io cancello questo, eccolo qua, appare in questo modo. Vedete? E quindi è molto semplice poi localizzare i singoli widget. Bene, vediamo qualche domanda. Il y a quelqu'un qui demande si un widget qui a été créé par un collègue peut être modifié par nous, s'il est partagé. Oui, c'est possible. Si on va cliquer sur Get Shareable Link là-bas sur votre écran, on va voir que là-bas, il y a deux façons pour partager un widget. Le premier, c'est partager avec un étudiant et le deuxième, c'est partager avec un autre professeur. Et si tu prends le deuxième lien, c'est le lien va vous donner la possibilité de faire une copie de ce widget dans votre propre compte. Et ça sera alors une façon pour partager avec des autres professeurs. Alors, il dit que la condivisione del link e del widget fra docenti consente a un secondo docente di copiare, di inserire il proprio widget nella propria sezione, quindi di poterlo usare liberamente e quindi ovviamente di modificarlo e usarlo come crede. Credo che questo sia un aspetto molto importante perché ci permette di creare degli strumenti anche tra equip di insegnanti particolarmente interattivi. Voglio dare un annuncio, Bart darà la possibilità a quelli che hanno partecipato al webinar di oggi di avere un'estensione di licenza di Book Widget per 3 mesi. E vi sarà mostrato alla fine del webinar, tra pochi minuti, il codice di attivazione, per cui restate in linea per chi è interessato perché tra poco chiudiamo e vi mostrerò il codice. Intanto leggo le domande. Ecco, viene chiesto il domande su quel dispositif on peut utiliser le widget. On n'importe quoi. Nous avons la possibilité de tourner le widget dans une web interface, ça veut dire que c'est disponible dans n'importe quoi. Pour l'iPad spécifiquement, nous avons créé un app que vous avez montré, c'est spécifiquement pour l'iPad, mais pour tous les restes c'est donné avec une site web. Alors, ça veut dire Chromebooks, Android, PC, Windows, n'importe quoi. Voilà. La technologie qui est utilisée, c'est la technologie qui s'appelle HTML5, et ça veut dire c'est compatible avec n'importe quoi. Bien. Dunque, Bart spiega che i widget sono utilizzabili attraverso qualsiasi tecnologia perché sono creati
in HTML5 e quindi si possono utilizzare sia attraverso le app specifiche per i dispositivi che lo dispongono, sia attraverso il link alle pagine web, per cui non esiste nessun tipo di limite ai dispositivi che possono utilizzare i widget. Un'ultima questione riguarda l'acquisto di questa applicazione. Quindi io chiedo a Bart qualche informazione su questo punto e poi penso che vediate la nostra scrivania con le indicazioni del codice che potete utilizzare per impiegare BookWidget nei prossimi 3 mesi. Bart, tu puoi esplichi che sono le prix, come on va acheter cet instrument, e les différences entre étudiants et enseignantes. Oui, c'est ça. La chose qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est bien sûr un petit cadeau de moi. Chez pour toutes les personnes qui ont suivi le webinaire, ça vous donne 3 mois, une licence de 3 mois pour BookWidget. Mais après les 3 mois, bien sûr, vous avez la possibilité d'acheter une version de BookWidget et ça coûte environ 50 euros par année pour un professeur et c'est complètement gratuit pour les étudiantes. C'est Alors, ça veut génial. dire que si vous êtes professeur et tu prends une licence de BookWidget de 50 euros par année, vous pouvez avoir 1 000 des étudiants, vous pouvez créer 10 000 de widgets, il n'y a pas une limitation sur ça. La seule limitation, c'est que nous avons une licence qui tourne pour 1 an, environ 50 euros par mois. Et après ça, nous avons aussi des plans pour les écoles. Hein, si vous avez quelques professeurs ensemble que vous partagez des widgets et choses comme ça, nous avons des plans d'écran qui commencent à partir de 250 euros par année. On a essayé de laisser ce prix si bas que possible pour les éducateurs et pour les professeurs, mais pas pour les professionnels, le publisher, des choses comme ça. Parce que nous avons vraiment aidé tout ce qui est l'éducation avec ce BookWidget. Bene, allora per concludere Bart spiega che per gli studenti l'applicazione è totalmente gratuita, per gli insegnanti ha un costo di circa una cinquantina di euro all'anno che consente di creare tutti i widget che si vuole per un numero infinito di studenti, quindi si possono creare migliaia di widget e gestire centinaia di studenti, e per la scuola. Naturalmente c'è una politica di prezzo per cui credo che si debba scrivere e mettersi d'accordo nel caso in cui la scuola voglia utilizzare questo strumento e loro fanno una distinzione tra una politica education e una invece professionale lavorativa dove i costi sono molto più elevati. E poi conferma il fatto che con questo codice abbiamo la possibilità di utilizzare per 3 mesi gratuitamente questa licenza. Ah, il y a une question intéressante, peut-être. Il y a quelqu'un qui demande si on peut intégrer les widgets dans un page web ou. Absolument, absolument, c'est aucun souci. Ça, c'est la raison parce que c'est HTML5, ça veut dire HTML5. En fait, c'est une page web. Et c'est très facilement d'introduire le widget dans une autre page web. Et la chose qu'on utilise pour ça s'appelle un iframe. Et un iframe, ça veut dire que c'est une pièce dans un site web où on peut tourner un autre site web dedans. Ah, iframe, sì. Ah oui, C'est ça. d'accordo. Sì, Voilà. allora certo, è molto semplice integrare i widget nelle pagine web perché funziona come attraverso un iframe, cioè praticamente un embedding. È come un video di YouTube o di Vimeo, è la stessa cosa, si prende il codice di embedding e il widget viene appunto embeddato e quindi appare direttamente nella pagina web. Bene, ancora qualche secondo, dai. Ha votato l'80%.
Benissimo, vediamo, chiudiamo il sondaggio. 3, 2, 1. Condividiamo i risultati, vediamo quali sono i risultati. Quindi, pochi hanno dimestichezza con widget, in effetti è uno strumento nuovo, il s'agit d'un nouveau instrument, Bart. Ouais, Il y a c'est peu de ça. gens qui ont... La question, est-ce que vous avez déjà connu le widget? Ça c'est la question, oui? Sì, la question C'est c'était ça. Ouais, celle-là. Sì. Allora vediamo un po' se si desidera per esempio approfondire questo argomento, così possiamo organizzare magari dei momenti più approfonditi su questa tematica. Là, on va demander si ils ont intérêt à approfondir cette question, parce qu'on pourra organiser d'autres webinaires, peut-être plus techniques, plus approfondis. Bene, chiudiamo il sondaggio. 3, 2, 1. Voilà, mostriamo i risultati. Sì, vedo che le risposte sono per la scuola elementare media, l'école primaire, c'è la linea verde, il y a beaucoup qui sono intéressés. Aussi l'école supérieure d'autres. Et il y a quelqu'un qui est intéressé pour des raisons personnelles. Va bene, allora, l'ultimo sondaggio, così ci divertiamo un po' con questi, riguarda se voglio utilizzare, chiuso, ah no, niente, l'ho chiuso inavvertitamente. Quindi direi che siamo giunti veramente alla fine. Abbiamo trascorso un'oretta a parlare di widget e book widget e se non ci sono altre questioni io vi saluterei. Allora Bart, il était très intéressant, je te remercie beaucoup pour ta participation Pas de problème, et c'était mon plaisir. sì, merci. Tu vois que tu obtiens de cœur de Évaluation. Merci. Bien, merci. Allora, Ok. ciao a tutti. Bene, ciao a tutti, grazie, arrivederci. Salve Bar, au revoir. Ciao a tutti, ciao ciao.